qui ci sono cose. Ho colto Arturo Molinari nella sua magica zona della sua arte, e qua che sta rovistando fra tele, disegni, fra quadri, di tutto di più. Arturo, ci sei? Ci sono, ora emergo. Adesso emergo, arrivo. Emergi. Ci sono i gatti. Facci vedere qualcosa. Qui ti faccio vedere il gatto. Allora, quindi c'è di tutto, troppe cose. Prima, senti Arturo, un'arte infinita di tanti soggetti. Dunque, stavi mentre scorrevano le immagini. Ti stavo raccontando della zebra. Della zebra. La zebra è fatta soltanto con nero e bianco, però è colorata in realtà, perché prende il suo colore, la vivacità cromatica, dallo sfondo. Quindi io prima devo immaginarmi l'ambiente della zebra, la zebra, come vive, cosa sente, e preparo lo sfondo. Poi sopra ci metto la zebra. A quel punto non ho bisogno di colorare la zebra, perché lo sfondo, perché il colore c'è già utilizzo quello che c'è nello sfondo, perciò usi pochi colori per delineare. Di solito ne uso solo due. Se vuoi poi andiamo a vedere il leone, andiamo a vedere il ghepardo. Questi li porti in trasmissione, sono promesse, che adesso io ti carpisco. Questi me le porti in trasmissione. Porto le mie bestie in trasmissione. Ecco, qui c'è un altro di bestia. Qui di c'è animale. Un elefante. Qui c'è un elefante, stessa cosa, lo scuro più della, perché la zebra si presume che stia all'aperto, lo scuro più della foresta, l'elefante va bene per la savana, ma va bene anche per la foresta. Dà l'idea proprio della foresta, delle ombre, del verde. Esatto, e allora per fare l'elefante a me basta un po' di grigio e un po' di bianco. Pensate un po' di grigio, un po' di bianco e nasce un elefante. Nasce un elefante nel suo ambiente. Nel suo ambiente. E questo tipo di... L'ho chiamato transcolorismo. Transcolorismo. Bello. Anche un'assonanza molto, molto forte. Guardate le zanne di questo elefante. Come si vede l'elefante inserito in tutti questi colori. Il problema è che non è facile. Lo so. Non è una tecnica facile. Penso che non è facile. L'ho abbandonata per qualche anno e adesso fatico. Ma questo non lo diciamo. Fatico a rientrarci. Invece è giusto anche dire le cose veramente come stanno, perché un artista è anche questo. Ci sono momenti di una certa tecnica, momenti di un'altra tecnica, momenti di pausa, momenti in cui l'artista non riesce ad esprimere quello che ha dentro, momenti in cui immagino invece è veramente un'esplosione di voglia di fare qualcosa. È vero, la tecnica aiuta, la tecnica è fondamentale, però anche se la tecnica, la tecnica lo sai, sola, io lo so cosa devo fare. Non basta la tecnica. E poi sola. Se non riesco a concentrare quei colori che ti diano esattamente quell'impressione cromatica, quella sensazione, sono onde che ti arrivano nell'occhio e di lì al cervello, la sensazione che voglio dare io, Non è un trascolorismo, vuol dire che non è il colore, non è il momento. Il colore della tua vita non ti dà questo. Esatto, quando eravamo tutti e quattro qua. Tutti e quattro, spieghiamolo per gli amici da casa. I G4. Che eravate? Eravamo, ricordiamolo, cominciando dal più vecchio, se no anche in ordine alfabetico. Ugo Uva, Leonardo Tarrini, Umberto Croce e io. Così per dire. E era una fucina. Ugo Uva e Leonardo Tarrini erano alla fine di una carriera, da sessantenne, addirittura carriera di 60 anni, di grosse soddisfazioni. Tu eri bambino. Io ero quello doveva lavorare per tutti praticamente. Ero il piccolo, pensate, abbiamo cominciato 20 anni fa, ero proprio un bambino. Però vabbè. Quasi. Oggi siamo diversamente giovani. Molto diversamente giovani. E ti dicevo, era una fucina, perché ci mettevamo qua, fra battute, prese in giro, perché Leonardo Tarrini, da livornese, aveva sempre la battutaccia, soprattutto nei confronti di Ugo Uva, che era un triestino trapiantato a Roma. Un altro carattere. Un altro carattere, sì, un pochino più... Un po' più chiusa, con i suoi chiaroscuri. Esatto. E invece, ma tutti lo prendevamo qui in giro, e Leonardo ci dava in modo particolare. I dettagli sono tutti nel librettino. Nel librettino che poi faremo vedere, anzi, fermati là, lo prendo un attimo.
lo facciamo vedere così da lontano, ma poi lo vedremo con più expertise in altro momento. Questo è il logo del G4 che ci è servito per quasi 15 anni, non è nato insieme a noi, prima ci siamo riuniti, poi piano piano abbiamo costruito questo gruppo, poi con questo gruppo ci siamo divertiti molto, il motto era far cultura e divertirsi. E divertimento. Cercavamo di divertirci prima e fare la cultura veniva dopo, vabbè, ma va bene. E vabbè, oh, abbiamo dipinto. Ci vuole anche. Poi siamo arrivati ad avere l'unione sufficiente per dipingere dei quadri insieme. Che bellezza. Non quattro quadri in uno. A quattro mani. Un quadro a quattro mani. Un quadro a otto mani. A otto mani. A, già, a otto mani. Perché come se dici quattro mani sembra due. No, in quattro. Senti, non ce n'erano quelli monchi. Fortissimo. Un quadro a otto mani. Un quadro a otto mani. Ne possiamo vedere un attimo? Stoppiamo un attimo la telecamera e vediamo uno di questi quadri. Allora, vediamo dal vivo Arturo che sta mettendo in mostra, tirandolo fuori da una serie incredibile di pitture, di arte, di tantissime cose, e questo è uno dei quadri a otto mani. Uno dei più semplici, direi. Uno dei più semplici, addirittura. Sì. Vediamo qua una specie di puzzle. Che cosa vuoi dire con questo? Che cosa avete voluto dire con questo quadro? Là c'è la terrazza Mascagni. Esatto. Prende il sole alla terrazza Mascagni. Prende il sole alla terrazza Mascagni. Col contorno di aiuole, di palmette. E poi quello è il lavoro di Umberto Croce, che è l'astrattista, e ha voluto fare le piastrelle in astratto. Sono bellissime queste piastrelle, bellissime, veramente. Sono un'idea per fare le piastrelle. Sono tutti molto grandi, c'è una ragione, diciamo, logistica proprio per questo? Assolutamente una ragione pratica. Pratica. Dovevamo lavorare in quattro. E doveva esserci lo spazio per tutti e quattro. Ora abbiamo provato il 100x70, ma è veramente piccolo per metterci otto mani sopra. Non ci lavoravamo in quattro contemporaneamente. Il problema è che, volendo sempre giocare e scherzare, il primo che arrivava prendeva lo spazio più grande, il secondo prendeva un po' quello residuo, il terzo si accontentava degli spigoli, l'ultimo che arrivava, che era sempre Umberto Croce, lo doveva dire, e io dove dipingo? Ti arrangi. Ti arrangi. Quindi, ma vi siete mai presi a gomitate? No. Sul 100x70, qui ad esempio abbiamo lasciato più spazio a Croce. Quello che avevo portato alla rotonda, c'è più spazio per Croce, ma i primi siamo stati cattivissimi. Cattivissimi. E questa preparazione ha uno scopo per me molto importante, interessante, perché questo... Diciamo che cosa è un extraterrestre, almeno io ce l'ho visto immediatamente e mi confermi che è un extraterrestre. E ti, io adoro E.T. Questo farà bella mostra di sé in diretta nella mia trasmissione speciale per voi, grazie ad Arturo che mi permette questa cosa. È veramente stupendo, stupendo. Ci vuoi parlare un pochino della tecnica di realizzazione di questa opera meravigliosa? E adesso che cosa fai? Lo hai spazzolato e adesso... Ho levato la polvere. Adesso gli do un pochino di olio di lino, perché lo rinfresca, lo rinnova, fa uscire tutte quelle venature che qua si vedono bene, perché questo pezzo di olivo, adesso non mi ricordo francamente da dove l'ho preso, questo pezzo di olivo è tutto... tolto dalla parte centrale del tronco, per cui è tutta una venatura, altrimenti hai l'alburno che è una zona chiara, uniforme, diciamo. Senti, ma questa meraviglia, questa meraviglia al tatto, sì. come riesci a dargliela? Con settimane di lavoro. Ah, capito. Con settimane di lavoro. Prima lavori con una fresa da ferro. Con la fresa da ferro lo porti tutto liscio, togli le asperità, togli le porti liscio. Poi cominci a lavorare con la carta vetrata. Con la carta vetrata lo porti a mano, perché una navigatrice non ci sta. Non ci sta dentro, certamente. Riesce. Con la carta vetrata lo lavori. All'ultimo, dai, l'ultimo passaggio con la carta ossido di alluminio, quella fine, finissima. L'olivo non ha, è un legno che non dà il peletto, non ha il pelino. Però con l'ossido d'alluminio, che è molto fine, si rende veramente molto liscio, così che sia un pochettino anche piacevole. Piacevole, diciamo, veramente. Il legno, cioè,
Oltretutto è sempre piacevole al tatto, il legno è vivo, il legno si sente, ma in questo modo è proprio veramente una carezza, una Esatto. carezza toccarlo. E poi vedo che ci sono anche degli inserimenti di diverso materiale. Sì, questo è un po' fatto, è un trucchetto fatto tipo trompe-l'œil. È una pittura acrilica che riprende il bronzo, Che sembra di sembra metallo. di bronzo, perché la cosa è nata perché Ugo faceva i suoi bozzetti, poi, come vedi anche quello lì, i suoi bozzetti poi li faceva a basso rilievo, li dipingeva in finto bronzo, perché questi potevano diventare un domani una piastra, un bassorilievo in bronzo, e questo dava subito l'idea di come veniva. Quindi Certo. Era, un diciamo, bozzetto, una prima esperienza che poi veniva esatto. trasformata nel Presa, finale. afferrata questa tecnica e riportata sull'olivo, certo non volevo coprire tutto l'olivo, allora l'ho coperto Una in parte, parte. un po' così, che sembrasse una commistione fra il Certo, metallo e il certo. Ma legno. infatti, se non si Se toccano, non si capisce. Può ci sta, essere. Ci sta, bene, ci ci sta. sta, Ci bene, sta, ci ci sta. sta. Grazie Arturo, a presto averti in diretta, con vero piacere. Grazie Anna, ci vediamo presto. Da giovane aveva il suo olio, l'olivo ha il suo olio, anche il legno di olivo. Tant'è vero che questi sono legni stagionati almeno 10 anni, così hanno perso la capacità di sputare olio.